Ecco, si è appena conclusa questa edizione, secondo lei il Memorial Stoppani, che cos'è innanzitutto? Ma innanzitutto prendere coscienza delle gesta di un personaggio incredibile dal punto di vista aviatorio ma anche umano. Ricordare lui ci dà la carica per andare avanti, per avere la stessa determinazione che lui ha sempre avuto. È stato un successo visto che le persone si sono divertite, sono state entusiaste dalle figure acrobatiche che ci sono state nel cielo e sono andate via con la convinzione di esserci anche l'anno prossimo. E noi ci saremo. Ecco, Stoppani è una figura importantissima dell'aviazione italiana, forse meriterebbe un po' più di lustro. Sono perfettamente d'accordo perché è stata una persona che dal niente è riuscito a portare in tutto il mondo la fama dell'Italia come costruttore di velivoli, come acrobati dell'aria, come gente seria, e lo è, onesta e seria. Quindi l'esibizione si è aperta innanzitutto con gli idrovolanti. Sì, Stoppani era un famoso idrovolantista e quindi in apertura di manifestazione tendiamo sempre a privilegiare un'esibizione di idrovolanti, anche se gli idrovolanti di adesso sono ultra leggeri, non sono i trimotori e i quadrimotori che usava Stoppani, che purtroppo non ci sono più. Ne esiste ancora una copia di un canto al Museo dell'Aeronautica a Vigna di Valle, ma tanti anni fa l'hanno portato a Venezia, ci hanno messo una settimana per portarlo a Venezia, quindi non osiamo chiedere all'aeronautica militare di poterlo portare a Lovere, anche se negli anni 30 un bimotore di quel genere è venuto più volte a Lovere in ammaraggio. E poi il We Fly Team. We Fly Team, uno spettacolo nello spettacolo, unica pattuglia al mondo con piloti disabili che ci danno lezioni sotto tutti gli aspetti. Poi è continuato anche con qualcosa di un po' più particolare, con dei voli quasi acrobatici o comunque acrobatici. Sì, la pattuglia acrobatica dei Blu Circe è una pattuglia composta da ex militari ed ex comandanti all'Italia con esperienza di volo mostruosa alle spalle e che con aerei che utilizzano a velocità relativamente bassa riescono a fare non alta acrobazia aerea, non so come chiamarlo, un balletto aereo con motori silenziati al massimo, uno spettacolo nello spettacolo, non senti rumore, vedi aerei, fumogeni eccetera che ti danno delle sensazioni bellissime. E per concludere invece abbiamo avuto l'acrobazia classica con Guido Racioppoli, pilota acrobatico della scuola di Francesco Fornabaio, che ci ha deliziato con dei numeri nuovi, tra l'altro, che si è studiato apposta per questo memorial. Qui abbiamo assistito veramente all'acrobazia classica con un aereo classico acrobatico cecoslovacco. Chissà perché gli aerei di tradizione acrobatica vengono o dalla Russia o dal Cecoslovacchia o dai paesi dell'est in generale. Ed eccolo, ho preso un filo di motore, vediamo cosa ci fa vedere adesso. Ricordiamo che Guido Racioppoli ha 54 anni e viene dalla scuola acrobatica di Milano e veramente ci sta incantando. Tirano una bella sfogata, una a sinistra, una a destra e vanno a chiuderla e avete visto il cuore, ecco, che è arrivato alla fine della canzone con gli altri due velivoli che andranno a infilzare il cuore sicuramente. Eccolo lì. Ricompattato, mi sembra velocità un aumento, il tricolore dai fumogeni per un passaggio di saluto che ovviamente va a segnalare che siamo verso il termine della loro esibizione, formazione a diamante. Spellatevi le mani!